Dopo circa 3 mesi, la Miternina torna a vincere davanti al pubblico amico. E che vittoria! A capitolare 1-0 è stato il Materica, che perde anche il secondo posto in classifica, visto che i biancorossi sono scavalcati dal Fano. Oltre ai complimenti per una buona prestazione, ieri per la squadra di mister Angelone sono arrivati finalmente 3 punti meritati. Infatti i marchigiani hanno tirato nella porta della Miternina una sola volta e non sono mai stati incisivi. Merito anche della retroguardia scoppitana, che ha trovato gli giusti equilibri con l'arrivo del difensore Mucciarelli e dell'esordio del portiere Di Vincenzo. Per la cronaca, al 7° conclusione da fuori di Moretti, si distende e devia in angolo Di Vincenzo. Poi è la volta della Miternina al 14°, staffilata da 20 metri di Domenico Di Alessandro, con la palla di poco al lato. Nel finale del primo tempo si rende pericoloso il Materica al 44°, con il Folletto Esposito che si libera di 2 avversari e dal limite sfiora l'incrocio. Nella ripresa gli ospiti provano ad essere aggressivi, ma la difesa locale è sempre attenta. Le azioni degne di cronaca sono solo della Miternina. Al 15°, Torbidone riparte da dietro alla linea di centrocampo, arriva al limite ed esplode un sinistro che sfiora la base del palo. 2 minuti più tardi i giallorossi realizzano la rete vittoria grazie a un contropiede. Palla Gizzi sulla fascia destra, cross al centro rasoterra, da 2 passi in fila Giordano ed è festa grande per la Miternina. Oggi un'importantissima vittoria contro una grandissima squadra, forse abbiamo incontrato il Materica nel loro momento migliore, quindi questo rafforza ancora di più l'importanza di questa vittoria. Grande prestazione dei ragazzi, grande attenzione, squadra sempre pronta a ripartire quando abbiamo avuto la possibilità di farlo, oggi veramente impeccabili, quindi credo che sia un po' la partita che adesso dovrebbe darci il morale e la forza per venire fuori da questa situazione che ci portiamo dietro da diverso tempo. La domenica era sicuramente non felice, non c'eravamo, credo, non tantissimo di gambe, ma soprattutto non c'eravamo di idee. E contro abbiamo avuto una squadra che ci ha messo in difficoltà con la sua corsa per 90 minuti e è andata così, venivamo da, compreso la Coppa, da 8 vittorie consecutive e non penso che comunque siamo venuti qua con nessun tipo di presunzione. È che a volte ci sono domeniche così in cui le cose che pensi di fare non ti riescono, un po' per demerito, un po' per merito degli avversari.